Ciao, benvenuti. Oggi andiamo a vedere l'oroscopo settimanale per i giorni dal 24 al 30 agosto 2020. Ti invito però a guardare, oltre al video per il tuo segno zodiacale, anche quello per il tuo segno ascendente e, se lo conosci, anche per il segno in cui hai la luna. Questo è importante per darti più accuratezza nella previsione, ok? Buona visione! Ciao Toro, benvenuto. Andiamo a vedere l'oroscopo settimanale per il tuo segno zodiacale. Vediamo cosa accadrà, cosa si deve aspettare il segno del Toro per la settimana dal 24 al 30 agosto 2020. Andiamo a vedere. Toro, segno zodiacale del Toro. Cosa accadrà per il Toro durante la settimana dal 24 al 30 agosto 2020. Andiamo a vedere. Toro, 24 30 agosto 24 dal 24 al 30 agosto per il segno del Toro, cosa accadrà? Qui c'è la fine dei divertimenti, quindi sicuramente ci sarà pure qualche Toro che rientra dalle ferie. Esattamente, qui c'è il viaggio. Allora, qui ci potrebbero essere dei Tori che devono andare naturalmente da qualche parte, cioè qui uno spostamento, un viaggio lo devono fare, ma ci sta anche che qui finisca il divertimento, finisca proprio le uscite, i divertimenti, le uscite con gli amici, quindi mi viene da pensare alla fine delle vacanze, quindi magari ci sarà chi di voi veramente magari ancora era in vacanza e deve rientrare. Quindi qui un qualche dispiacere, diciamo che c'è, ma non è tutto perduto naturalmente, perché qui potreste benissimo ancora avere, come ti posso dire, delle uscite, perché qui lo svago comunque lo vedo, quindi mi viene da pensare che magari fino a metà settimana sei ancora in vacanza, dopodiché rientri, cioè c'è un po' e un po', in poche parole. Se non si tratta di un rientro dalle vacanze, semplicemente qui c'è stato un momento per voi più gioioso, più, come si dice, con più divertimento, e in alcuni giorni invece di questa settimana magari ti sentirai un pochino più triste in questo senso, perché magari non, cioè penserai un po', diciamo così, a queste uscite, a queste baldorie, diciamo così, che hai avuto, anche se devo dire che qui, come dicevo, non tutto è perduto, assolutamente. Oltre a questo, vi dicevo, qui c'è anche un viaggio, ma ci sono anche delle comunicazioni che i Tori potrebbero ricevere, anche insomma non troppo felici, quindi magari verrete a sapere di un qualcosa che vi può disturbare un attimino, capito? Avrete delle notizie, insomma, come ti posso dire, non molto belle, ma nulla di grave, non credo, da queste carte. Andiamo un po' a vedere. Qui si potrebbe veramente passare da un momento di divertimento, di uscite, a un momento di solitudine, di chiusura in se stessi, quindi, come dire, no? Sai, un po' dispiaciuto, ma vabbè, penso sia normale. Vediamo un po'. Sì, qui c'è anche un qualcosa in famiglia, quindi qui c'è anche un qualcosa in famiglia, un ritorno in famiglia, una comunicazione di famiglia, insomma, fra persone, diciamo così, legate da vincolo di sangue e di affetto. Quindi qui
Ci potrebbe essere anche uno scambio dei messaggi che arrivano, che possono arrivare, mi viene da pensare, da una cugina, da una sorella, da una mamma, insomma, vedete un po' voi, ecco, da una persona della nostra famiglia. Un messaggio molto carino che sicuramente ci potrebbe far piacere, capito? Io ci vedo proprio da una persona legata a noi da sangue, familiare, ecco, capito? Che ci può far piacere, quindi magari che ne so io, un messaggino di complimenti, di affetto, capito? Ti voglio bene, ne so, insomma, un qualcosa di questo tipo. Andiamo a vedere questo 8 molto bello centrale, vediamo un po' per il toro che cosa significa. Cos'è questo quattro che c'è qua? Esattamente. Qui guarda, ci potrebbero essere dei tori che hanno magari conosciuto una qualche persona in questi giorni, che durante questa settimana invece non si farà sentire e getteranno il toro un pochino nello sconforto, ma anche, come vi dicevo, ci potrebbe semplicemente essere la mancanza degli amici. Quindi magari se avete conosciuto qualcuno, amici e non, diciamo, durante questa settimana questo silenzio, questa mancanza di comunicazione di queste persone vi potrebbe un attimino disturbare, vi potrebbe dispiacere, capito? In questo senso. Però qui vedo che un'amica, una persona molto cara si farà viva con te. Ecco, diciamo nulla di grave. Messaggi che magari non arrivano, qui c'è un silenzio stampa che vi potrebbe un po' disturbare, qui c'è un viaggio che potreste sicuramente fare. Ah, qui ci sono anche delle notizie che arrivano per quanto riguarda la giustizia, la legge, o comunque che possono riguardare un qualcosa di burocratico per te. Quindi se aspetti una risposta dall'INPS, piuttosto che dall'avvocato, qualcosa dal tribunale, durante questa settimana ti potrebbe arrivare, va bene? Vediamo un pochino quali segni zodiacali saranno coinvolti nella tua settimana. Vediamo un po'. Allora, il toro, con quali segni zodiacali avrà a che fare durante questa settimana? Vediamo. Toro. Dal 24 al 30 agosto 2020. Allora, vediamo quali segni sono. Allora, c'è sicuramente la bilancia, il cancro. Con quali segni zodiacali avrà a che fare il toro? Niente. Vergine. I segni zodiacali ci sono coinvolti. Leone, Bilancia, Cancro, Leone, Vergine. Capricorno. Pesci, segno dei pesci, l'acquario e il cancro l'abbiamo detto che viene riconfermato, quindi bello bello tosto. Capricorno, pesci, acquario, leone, vergine, cancro, bilancia. Questi sono i segni più con cui il segno del toro potrebbe avere a che fare durante la settimana. Poi dimmi tu, fammi sapere giù naturalmente nei commenti chi riconosci con questi segni zodiacali e la situazione che ti ho descritto, le situazioni che ti ho descritto
A cosa ti fanno pensare? Perché io ti leggo. Va bene, caro amico del toro? Io ti ringrazio dell'attenzione, ti do un bacione, ti aspetto sempre qui. Alla prossima. Ciao, a presto.